Non solo Roma. Le notizie dalla regione con Elisa Mariani. Buongiorno e bentrovati ad un nuovo appuntamento dedicato all'informazione e all'approfondimento giornalistico. Tutto questo è Non solo Roma, siamo in diretta sul canale 14 del Digitale Terrestre per Radio Roma Television. Costo della vita troppo alto, inflazione e stipendi troppo bassi. Vivere nel Lazio sembra davvero difficile, se non impossibile, per i millennials. Parliamo della cosiddetta generazione nata fra il 1980 e il 1996, la prima generazione dunque digitalizzata, laureati, specializzati con master vari, eppure tutto questo non basta. C'è infatti una recente ricerca condotta da INPS e Intesa San Paolo che ha evidenziato dei numeri particolarmente allarmanti. Parliamo nel dettaglio di 11.000 euro circa di guadagno anno, capite bene, troppo poco per pensare ad esempio di costruire una famiglia o ad esempio ancora comprare un immobile, una casa. E dunque il Lazio non è una regione per i trentenni. Ci chiediamo se tutto questo possa essere cambiato in qualche modo, quali saranno le conseguenze a lungo termine. Rimane però il fatto che questi giovani, tra virgolette, sono sempre più demoralizzati, sempre più in preda all'ansia per non riuscire a costruire effettivamente qualcosa di solido in un momento storico ed economicamente difficile come quello che stiamo affrontando. Cerchiamo di analizzare bene la situazione anche in riferimento a questi numeri, lo facciamo insieme al dottor Roberto Giuliano, sociologo. Buongiorno dottor Giuliano, ben trovato a Non solo Roma. Buongiorno a voi e agli ascoltatori. La ringrazio per la sua presenza in questo spazio. Allora, io ho fatto una brevissima introduzione che però penso sia sufficiente un po' per aprire una tematica abbastanza ampia, no? Questi giovani, tra virgolette, perché insomma la generazione che ruota intorno ai 30 anni ha sempre più difficoltà a vivere in una regione come il Lazio. Eppure questa ricerca ha evidenziato un aspetto importante, cioè che il Lazio ha la regione con maggiori laureati. Io credo che il problema è un problema generale dove forse una città capoluogo e capitale d'Italia come Roma si percepisce in modo più forte. È quello che in questi anni abbiamo avuto un depauperamento del potere d'acquisto dei salari. Sì. C'è forse qualche problema con il collegamento con il dottor? Sì, ci siamo? Ecco, sì. Sì. Le ridò immediatamente la parola. Sì, eccomi qui. Dicevo, mi scusi, che ci troviamo con un depauperamento del potere di acquisto dei salari. È diverso dal discorso che noi normalmente possiamo fare. Legato anche ad esempio in Italia non si parla molto di salario minimo per legge. Il problema è la condizione è diversa. Io prendo un esempio la Germania, dove i nostri ragazzi laureati in Germania prendono il doppio di quello che prendono in Italia, con un costo della vita simile a quello italiano, sia per gli affitti, sia per quello che riguarda il mangiare e avere una vita dignitosa. Oggi in Italia uno dice che i stipendi sono troppo bassi. Questo è un lato della lettura. L'altro lato è quello di invece vedere che deve diminuire, deve aumentare il potere d'acquisto del salario. È sempre la stessa, quindi potremmo dire, una nimbifronte. Sì. È una nimbifronte. Sì. Mi dica, sì. Quindi questi stipendi troppo bassi non permettono sostanzialmente a questi ragazzi, questi giovani, di costruire qualcosa di solido. Però il problema è che se gli stipendi vengono aumentati fine a se stessi, aumenta l'inflazione. E aumentando l'inflazione noi abbiamo il problema che il salario riperde potere d'acquisto. Per cui io sono tra quei sostenitori che l'operazione va fatta con una concertazione di tutte le parti sociali. Dobbiamo far ripartire l'economia. Per far ripartire l'economia ogni parte sociale deve mettere del proprio, perché io faccio un solo esempio. Noi abbiamo visto in questo periodo che tutti parlano dell'aumento ad esempio del grano dovuto alla guerra in Ucraina. Noi il grano lo prendiamo dal Canada, eppure la pasta è saltata dai 50-60 centesimi a un euro.
Allora, il problema è che non c'è un controllo, cioè il mercato va regolato, non può essere lasciato a se stesso. Questo perché in questi anni noi abbiamo perso in qualche modo la capacità politica, il sistema italiano ha perso la politica di interagire tra i vari ceti sociali. I giovani si sentono abbandonati anche perché non hanno luoghi dove potersi confrontare. Una volta c'erano le sezioni, erano dei locali dove la gente veniva accolta e anche il politico ascoltava le ansie, le preoccupazioni dei giovani. Oggi questo manca. E questo è un lato grave perché è un vulnus anche alla democrazia intesa come partecipazione, come incontro e scambio tra i soggetti. Cioè una parte della società che non si sente rappresentata, e lo si vede anche che alle elezioni sempre meno gente vota. Per Certo. cui quest'ansia, come lo si può dare una risposta ai ragazzi? Innanzitutto favorendo politiche di concertazione e che in qualche modo favoriscono la possibilità, ad esempio, di avere un appartamento, di mutui che permettono la possibilità di acquistare una casa. Oggi un giovane con 800 euro, cosa ci fa? Non ci fa nulla. Con 1000 euro non ci si campa, eppure una volta 2000 euro erano 4 milioni e oggi con 2000 euro una famiglia comincia, come dice, a sopravvivere in modo dignitoso. Certo, Ma sopravvivere parliamo sempre. anche perché ecco, un altro studio ha evidenziato come, ad esempio, fare un figlio porti il genitore a dover spendere circa 18.000 euro fino a, se non vado errata, intorno ai 7 anni di età. 18.000 euro, insomma, è una somma molto importante. Quindi capiamo bene che questi ragazzi ci pensano, no? Prima di mettere su famiglia o, ad esempio, di acquistare un immobile. Tra le altre cose, per acquistare un immobile, un periodo come questo è molto difficile perché il mercato immobiliare non se la passa bene in questo senso, no? Non se la passa bene il mercato immobiliare perché comunque oramai con i mutui, con gli interessi sui mutui sono alti, per cui la gente ha anche timore a comprare perché comprende che non è il momento. Questo ovviamente ritarda la possibilità di fare famiglia, ma anche qui nel fare famiglia, se c'è una volontà, quando si parla molto di demografia, vuol dire che la politica si deve interessare non solo ad abbassare i costi per quello che riguarda tutto ciò che riguarda, diciamo, un bambino, ma la cosa più importante è i servizi alla donna. Dico alla donna perché di norma sarà per cultura, poi è lei che rinuncia al lavoro. Rinunciando al lavoro vuol dire che rinuncia anche alla possibilità di una famiglia che si può permettere determinate situazioni di benessere anche per il figlio. Certo. Cioè, oggi un figlio diventa quasi un modo come rimpoverirsi. Non è possibile, un figlio è una ricchezza. E lo Stato e la società deve valorizzare, per cui dare servizi che permettono alle famiglie di fare figli, di essere supportati anche nel lavoro, però il problema è che lo Stato sociale da questi 30 anni è venuto sempre meno. Questo è un vero dramma. Io vedo, io ho una figlia che, ho due figlie che sono, posso considerare i millennium, le condizioni loro di opportunità di lavoro sono molto inferiori a quelle che ho avuto io. Io ho avuto condizioni, io dico un solo esempio, io avevo la possibilità di entrare a lavorare nello Stato, l'ho rifiutato perché non mi andava di fare quel tipo di lavoro, ma sapevo che il lavoro lo trovavo. Oggi non è più così. Oggi i ragazzi, anche la generazione millennium, preparata, strutturata, il posto nel pubblico impiego, se da un lato lo cercano, dopo un po' lo lasciano, per te si guadagna troppo poco rispetto al potere d'acquisto che ha il salario. E io voglio sempre Certo. sottolineare, il problema è il potere d'acquisto, perché nella Repubblica di Weimar, quando la gente guadagnava 5, 6, 7 milioni di marchi, ma con 1 milione di marchi compravi un pacchetto di sigarette. So se il Certo. Come problema è il no? rapporto. Certo. Per Però, cui oggi dottor molta della Giuliano, politica. perché secondo lei però nel Lazio la situazione è peggiore rispetto alle altre regioni? È perché è collegata comunque indirettamente a Roma, che è la capitale dove il costo della vita è più alto rispetto alle altre città? O ci sono anche altri fattori da considerare? Ci stanno vari fattori. Uno, c'è un mercato immobiliare che a Roma è stato sempre quello che è stato, nel senso, questa è una città dove innanzitutto da tempo non ci stanno più piani di zona di edilizia economica e popolare.
Oramai molte volte il comune compra da privati appartamenti già belle fatti, senza avere una sua politica. È sempre tutto legato all'emergenza e non alla programmazione. Roma, essendo una città internazionale, non solo perché c'è il Vaticano, è ovvio che gli immobili costano e gli affitti sono pure molto alti. Un ragazzo per studiare, la famiglia paga 400-500 euro al mese per avere una camera. Se tu già vai a Viterbo con 500 euro c'è un appartamento. Certo. Per Tra le altre cui cose, ecco, sono. l'emergenza abitativa è un'altra delle problematiche legate a Roma. Ecco, dottor Giuliano, io tra pochissimi istanti devo mandare il consueto minuto di pubblicità, dopo la prima parte di Non solo Roma. C'è un quesito che voglio chiederle, cioè le conseguenze a lungo termine di questa situazione, perché qui parliamo di una generazione nata tra il 1980 e il 1996, quindi facendo i calcoli è proprio quella generazione che ora dovrebbe fare figli, no? In sostanza. Però se la situazione è questa, i figli non si fanno e quindi ritorna il problema già abbastanza discusso dal governo o comunque dalla nostra società, che è quello legato alla denatalità. Quali saranno le conseguenze in un prossimo futuro se questa generazione ovviamente non fa figli? Ne parliamo tra pochissimi istanti, ci fermiamo per un po' di pubblicità, restate ancora qui in collegamento con noi. Bentornati a Non solo Roma, continuiamo con la nostra informazione, il nostro approfondimento giornalistico. Ci stiamo concentrando su una recente ricerca di INPS e Intesa San Paolo che ha portato alla luce dei numeri particolarmente allarmanti, cioè che il Lazio, in particolar modo Roma, non sono delle rispettivamente regioni e città adatte per i millennials, vale a dire per la generazione nata tra il 1980 e il 1996, dunque la prima generazione digitalizzata. Laureati con specializzazioni varie, master, eppure tutto ciò non basta. Pensate che nel Lazio c'è il numero più alto di laureati rispetto alle restanti regioni italiane. Eppure appunto questo non è sufficiente perché questi giovani faticano ad arrivare alla fine del mese. Si parla di 11.000 euro annui di guadagno, troppo pochi per pensare di costruire ad esempio una famiglia o per costruire qualcosa di più solido, come ad esempio acquistare un immobile. Insomma, tutti aspetti che vanno a concatenarsi tra di loro, rendendo la situazione particolarmente difficile. Ad esempio, si parla della questione denatalità. Questo perché? Perché questa generazione che ha difficoltà dunque ad arrivare alla fine del mese e non può pensare di fare un figlio o due figli, ovviamente genera il problema legato proprio alla denatalità. E ne stavamo parlando con il dottor Roberto Giuliano, sociologo, con il quale riprendo direttamente il filo del discorso. Dunque, dottor Giuliano, come dicevo poco prima della pubblicità, ora si genererà la conseguenza, il problema della denatalità, ma forse lo vedremo tra 20-30 anni. Purtroppo questo è un paese che non sa programmare o non vuole programmare, perché io ti faccio l'esempio, mancano i medici eppure abbiamo il numero chiuso nella medicina. Oggi noi stiamo dando delle verifiche statistiche in cui si dice quale sarà il futuro se non si prendono provvedimenti, ma nulla accade. Questo è perché manca la politica che sa progettare. Questo è un limite del nostro paese ormai da anni, in cui ci si divide su tutto, ma non si propone nulla che cambi realmente le regole. È ovvio che i cittadini perché vanno all'estero? Perché i ragazzi si specializzano? Noi abbiamo una ricchezza che mandiamo all'estero, che sono ragazzi che hanno studiato qua in Italia, hanno fatto sacrifici loro e le famiglie per potersi laureare, poi le condizioni per farsi una famiglia, le condizioni economiche le trovano migliori all'estero che non in Italia. Pensate che c'è una scuola di formazione di lingua tedesca per gli infermieri, i quali si laureano in Italia, vanno a Napoli, se non ricordo male, a fare questo corso infermieristico di lingua e poi già vanno subito lì e trovano lavoro a 2.000-2.500 euro al mese, avendo un appartamento. Il nostro paese o trova la forza di dare risposte vere e una classe politica che sappia distinguere la parte che sia di polemica, della naturale gioco tra le parti o c'è l'interesse nazionale. La denatalità vuol dire far saltare anche il sistema pensionistico, vuol dire Esatto. far saltare tutto un insieme di condizioni di welfare che con gli anni gli italiani si sono conquistati.
Però se la classe politica non sa programmare, in democrazia è la classe politica che deve dare le risposte. Noi facciamo le indagini, individuiamo i problemi, possiamo dare delle indicazioni di possibili soluzioni, ma poi la classe politica deve fare il suo mestiere. Certo. Dottor Questo è il dato che Giuliano, può programmare. oltre al sistema pensionistico che rischierebbe di saltare, o anche il sistema welfare che lei ci ha giustamente spiegato in questo momento, un'altra conseguenza diretta della denatalità non potrebbe essere, mi verrebbe da pensare, che il nostro paese conta sempre meno, ad esempio, non so, italiani doc, mi verrebbe di pensare questo, ad esempio Roma tra 50 anni non rischia di non avere più dei capitolini doc, cioè quindi delle persone di generazione magari romana, nati a Roma e vissuti a Roma. Ma guardi, io su questo ho una mia visione tutta particolare. Il problema non è il colore della pelle, è No, il no, no, posto dove guardi. chiaramente no. Ovvio, Il non problema deve è che esserlo. no, il problema è che noi dobbiamo puntare a una cultura del nostro paese. In Italia, quando si dice è stata fatta l'Italia nel 1860, non è proprio così. La vera Italia l'abbiamo fatto nel dopoguerra col servizio militare obbligatorio con la televisione in cui si è insegnato l'italiano e i siciliani andavano a fare il militare al nord, quelli del nord andavano a farlo in Sicilia, cioè ci siamo mischiati e abbiamo profuso una cultura che per quanto di esperienze diciamo diverse, perché noi non siamo uno degli stati più antichi diciamo, d'Europa, siamo uno stato giovane sotto l'aspetto proprio di statualità. È ovvio che il problema è che ci deve essere una cultura del lavoro, una cultura dei diritti, una cultura di rispetto che ovviamente non guarda in faccia se uno. Se noi ci siamo sempre mischiati. Anzi, secondo Darwin, una razza, una specie più è bastarda, più è forte. Per cui non mi preoccupa questo. Se noi pensiamo, negli anni 60 Roma era invasa da meridionali e da torinesi che venivano, no? Nella città capitale. Il problema non è stato questo. In quegli anni però si sono fatte case popolari per tutti quelli che venivano dal sud a lavorare a Roma, a creare, a riempire i vari ministeri, perché comunque Roma è stata sempre una città più di servizi che di industria. Ha sviluppato una forte classe operaia edilizia negli anni 60, che era proprio funzionale all'arrivo, all'accoglienza di tanti migranti interni per poter far funzionare la città. Certo. Manca la politica. Io dico, a volte la politica sembra una parola strana. La politica è il mettere, realizzare per il bene dei propri cittadini, perché la politica ha bisogno del consenso, però di una politica che non sia demagogia, che sappia affrontare i problemi. Però la politica deve sapere quali sono i problemi. Prima lei giustamente diceva. Questo è un problema importante su cui intervenire. Prego, prego. Questa è la priorità che c'è a questo paese, perché senza politica, con la P maiuscola, non c'è sviluppo in questo paese. Io non sono pregiudizialmente né contro uno schieramento né contro un altro, ma anche averci riportato in questi schieramenti una visione manichea, per cui di tifoseria, non si fa stato nazionale, non si fa squadra. Noi dobbiamo tornare alle grandi famiglie. Quelle culturali, qualcuno dirà sarò nostalgico, però prima il sistema era migliore di quello di oggi. Ci hanno fatto credere che era migliore il maggioritario, erano tutti corrotti. Si è visto che la corruzione non è scomparsa, ma è aumentata, ma è diminuito lo stato sociale, perché quella classe politica, con tutti i limiti, perché non esiste una classe politica perfetta, ma con tutti i Chiaro. limiti, aveva un senso dello Stato, un senso della socialità. Che oggi manca purtroppo. Questo è il dato vero, perché una classe politica per formarsi servono anni, a distruggerlo ci vuole poco. Lei faceva pure l'esempio delle scelte mancate. Noi abbiamo votato no al nucleare. Poi non ti, uno dice il problema di quel voto non lo vedi subito, lo vedi dopo 20 anni, che noi siamo un paese schiavo di altri per poter avere l'energia, il che non siamo un paese autonomo. Però ci siamo ubriacati ideologicamente contro il nucleare
E oggi noi dipendiamo da chi ha il nucleare e che ce lo vende. E non Certo, siamo liberi. io voglio farle vedere, dottor Giuliano, in questi pochi minuti che ci rimangono, ecco, un articolo, perché so che lei si è occupato in maniera specifica anche e soprattutto di adolescenti, che se ne parla spesso ultimamente, no? Cioè questi adolescenti di oggi soffrono di una patologia in particolare che è l'ansia. Ecco, vi facciamo vedere anche a chi ci sta seguendo, ecco, ansia e giovani, come stanno i nostri bambini e i nostri adolescenti? La domanda è solo in apparenza banale, forse i genitori dovrebbero posarsela un po' più spesso, perché secondo i dati di diffuso da Telefono Azzurro in occasione dell'ultima giornata dell'infanzia e dell'adolescenza, il 21% dei giovani si sente in ansia, ma un ragazzo su tre si vergogna. Anche questo è un problema sociale, dottor Giuliano. Come no? Questo è un problema sociale fondamentale anche per il nostro futuro, perché i ragazzi, l'educazione al di là di tutto si fa in famiglia, nel senso che la famiglia, volente o nolente, educa i figli anche quando non se ne rende conto. Per cui Certo. il problema è che nelle famiglie serve il dialogo con i ragazzi. E poi c'è la scuola, perché molte volte oggi i genitori pensano: mio figlio sta a casa, sono contento e tranquillo, poi sta nella sua stanza fino alle 3 di notte, chatta, perché i genitori molte volte ne sanno meno dei figli di che cos'è l'informatica e dei rischi della rete che esistono, per cui non se ne rendono conto, per cui c'è bisogno di un grande dialogo da un lato delle famiglie con la scuola, e la scuola anche nell'informare, nel supportare le famiglie in questa nuova situazione che si trovano. L'ansia è proprio quel senso di mancanza di dialogo che c'ha il ragazzo o la ragazza, che non sa con chi confrontarsi. Noi quando ci incontriamo, come sto nel cuore come del Lazio, quando ci incontriamo con i ragazzi diciamo: se avete un problema, parlate con i vostri genitori, parlate con un insegnante o con persona adulta di vostra fiducia. I ragazzi non possono essere lasciati con questo strumento che è uno smartphone o un computer, è come un'arma, serve la patente, è come una macchina. Certo, Al anche di là perché i di rischi e le insidie sono veramente, veramente tantissimi. Però mi verrebbe da dire, dottor Giuliano, ecco, in conclusione perché mi rimane soltanto un minuto, i genitori non sanno più parlare ai propri figli perché sono sopraffatti anche loro dall'ansia sociale di non farcela, ad arrivare a fine mese, potrebbe essere tutto collegato. C'è anche questo sicuramente, però c'è anche quel bisogno di attenzione ai figli che molte volte noi diamo tutto per Certo. scontato. Se noi pensiamo al caso drammatico di Giulia, il padre in buona fede pensa che il figlio era proprio bravo, non si è reso conto delle problematiche del figlio. E Anche lì è questa è per la una cosa di mancanza di grave. dialogo, secondo lei? Beh, una mancanza di educare un maschio, ma anche una rispetto della persona. Cioè, le Certo. persone vanno rispettate in quanto tale. Poi dopo possiamo avere opinioni profondamente diverse, litighiamo pure a voce alta, ma il rispetto fisico, il rispetto della persona è fondamentale per la convivenza civile. La società si basa su questo. E le regole che mettiamo servono affinché noi le rispettiamo per avere un codice comune di comportamento. È Assolutamente, perfettamente fondamentale. d'accordo con lei. Anche Senza dialogo non c'è perché la nostra realizzazione, non c'è la società. noi però ci auguriamo che questi aspetti, ecco, vengano accolti un po' da tutti, perché purtroppo, dottor Giuliano, anche questa mattina dobbiamo registrare un nuovo femminicidio. Siamo saliti a 106, ieri eravamo purtroppo a 105, oggi siamo a 106. Quindi purtroppo anche questo è un problema che meriterebbe un approfondimento a parte, chiaramente. Ma il problema è educare a gestire la rabbia, perché la rabbia è ineliminabile. L'odio è un Certo. sentimento umano negativo, ma è un sentimento umano che non si può estirpare. Bisogna educare a gestire il dolore, la sofferenza che dei rifiuti possono legittimamente provocare. Ma non è un Chiaro. dramma soffrire, essere rifiutati da una donna. Ne troverai un'altra, oppure una donna che è rifiutata da un uomo, ne troverai un'altra. Assolutamente. Bene, io la ringrazio davvero di cuore, dottor Giuliano. Grazie È stato un approfondimento davvero molto interessante. Avremo sicuramente modo di risentirci per trattare altri argomenti a tutti. Un insieme. piacere, Grazie davvero. un grande piacere. Arrivederci e grazie a tutti. A presto. Ci fermiamo per un breve minuto di pausa. Restate in nostra compagnia. Tra pochissimi istanti, il nostro consueto appuntamento del martedì, l'approfondimento delle notizie sul territorio. Andiamo nella parte nord del Lazio, Civitavecchia. Non solo Roma. Le notizie dalla regione con Elisa Mariani.